Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi saluto dalla bella cittadina di Arnhem, Paesi Bassi. È una bella giornata, fa caldo, fa caldissimo. E avevo voglia di girare dopo una lunga clausura dovuta agli esami. Finalmente posso un po' girare. Vi faccio vedere un po' cosa ho trovato qua, ecco. Questo spottino fatto da, boh, panchine, cose, tavolo da ping pong in marmo. Un bello spot comunque. E niente, vediamo se mi ricordo ancora come si va in bici, perché non sono allenato, sono già stanco, ho solo pedalato fin qua, ho fatto 100 metri. Vi faccio vedere allora dove sono messo. Ma dove sto guardando? Lì la telecamera. Io voglio solo portare un po' di vlog che parlino di street trial, dove c'è gente che effettivamente fa street trial. Siamo pieni di vlog in Italia, di... Non lo so, non guardo molto YouTube. Comunque, street trial non ce n'è. Iniziamo a promuovere questo sport in Italia. Cioè, in realtà chi se ne frega, io vivo nei Paesi Bassi attualmente, quindi io non li so fare i vlog, vabbè, migliorerò. È bello che le persone guardino i miei video perché io sono in quella fase in cui sto imparando ancora tantissimo. Ho un miliardo di cose da imparare. E quindi faccio vedere tutte le chicche, faccio vedere tutte le cose che succedono ai giovani rider, che non hanno un posto dove allenarsi, quindi devono adattarsi all'ambiente urbano. E tutte queste cose qua, tipo che se non ti alleni per un mese, i calli spariscono, non si sa come, e fare 180 è la cosa più dolorosa in assoluto. Sono pieno di sangue. Ah, comunque i freni sono ancora... Non dico da spurgare perché li ho spurgati 300 volte, ma sono da cambiare. E non inchiodano, scivolano. Io non sono proprio abituato a fare i vlog, c'è gente che passa e mi guarda. Meno male che parlo in italiano e qua nessuno mi capisce, quindi dovrei fare un video in cui elenco tutti i disagi che hanno i rider che si allenano per strada. Tipo, c'è il vecchietto che ti guarda, c'è il bambino che ti guarda immobile, sta lì, ti fissa, magari in mezzo allo spot. Il fatto che ovviamente è pieno di vetri, perché gli spot migliori sono sempre quelli popolati da gente che beve. E le bottiglie non le butta, le spacca così. Quindi il pavimento il mattino dopo è sempre pieno di vetri. Io sono sempre lì a calciarli, spostarli. E dovrei parlare di meno e girare di più. Adesso volevo provare a vedere cosa riesco a fare su questo tavolo da ping pong. Salire su ostacoli alti, devo usare il freno dietro. Devo pinzare abbastanza forte, ma se i freni sono scivolosi, mannaggia. Questo fa o fa un rumore della Madonna, o io non mi fido, io stesso non mi fido, ho paura di scivolare, slittare indietro, qualsiasi cosa. Anche se in realtà è tutto mentale, perché ci sono un sacco di rider, tra l'altro, che girano brakeless, di quelle robe assurde. Per dire, anche Giulio Porcario, ho provato i suoi freni, cioè peggio dei miei, eppure fa delle cose abbastanza importanti. Ciao Giulio. Quindi basta abituarsi. Ma intanto ci si allena, chi se ne frega, adattati. La facilità con cui il vento ti sposta in aria è tremenda. Mamma mia! La verità del perché ho iniziato a fare i vlog, perché sono sempre fuori da solo e voglio parlare, voglio spiegare a qualcuno quello che mi succede, voglio sfogarmi. Questi video sono degli sfoghi. Dico tutti quelli che vloggano da soli, dicono tutti la stessa cosa. È vero, effettivamente è vero. È che voglio parlare con qualcuno che mi ascolta e non si lamenta. Un telefono non si lamenta e mi ascolta. Ma comunque parlare davanti a una telecamera e poi riguardare i video aiuta. Nella vita servirà. Però adesso è meglio se giro.
incredibile pensare che ho appena fatto una caduta clamorosa, ma ero fuori dall'inquadratura. Cosa faccio vlog a fare? Praticamente ho fatto questo blocco qua in manual ad una velocità abbastanza alta. Volevo scendere e rimanere in manual, solo che ovviamente il freno mi ha tradito. Ho dato una culata bellissima, ma ero fuori dall'inquadratura, mannaggia. Comunque, mentre mi riposo un po', volevo dire che sono contento di quanto il video di Barcellona, insomma, sia stato importante, cioè a 500 visualizzazioni. Però è stato importante perché so che quelle 500 visualizzazioni sono la maggior parte riders da tutto il mondo, o almeno quelli che erano lì a Barcellona. Questa cosa è bellissima perché un sacco di rider che erano lì, che non hanno magari mai fatto vlog o video su raduni, hanno iniziato a farle lì, tipo me. E quindi ci sono un sacco di video su quel raduno e dobbiamo continuare a crescere, dobbiamo continuare a crescere. E quindi niente, sono contento. Adesso mi raccomando, c'è la community dei Reckless, che è la community di street e trial riders italiani. Consultate il loro sito perché sono l'unico negozio in Italia ad avere pezzi da trial o da street trial, mi raccomando. E soprattutto organizzano dei raduni con tutti i rider che ci sono in Italia, che prima erano pochissimi e adesso sono tantissimi. Per ora hanno fatto 3 raduni. Il primo a Bologna, un altro a Brescia e poi a Milano. Io sono stato a quello di Bologna, eravamo insomma una ventina di rider. A Brescia molti di più e io non c'ero. E poi quello di Milano, che anche lì non sono stato presente. Però ragazzi, i raduni stanno diventando una cosa bellissima. I raduni sono una cosa bellissima, perché ci sono tante persone come te. Cioè io non ho mai girato insieme ad altri rider se non in quei 2 raduni che ho fatto. Avevano la mia attitudine di vita, non so come dire, i rider sono poi simili, molto simili in certe cose. Poi scambi opinioni, vedi gli altri che fanno magari il tuo stesso trick ma in modo diverso, vedi come lo fanno meglio. E quindi facciamo crescere questa community, ma non sono solo io a dirlo. C'è anche un bel canale italiano del mio caro amico Matteo Corvo, che anche lui sta cercando di promuovere questa cosa. In realtà, cioè, lui ha iniziato e io vorrei assecondarlo, perché alla fine è praticamente mio padre, lui è papà Corvo, è il papà di tutti. E quindi voglio che questa community cresca grazie a noi anche. Oddio, per adesso di canali sì, siamo io e lui, molto più lui perché lo conoscono molto di più. Perché sto indicando lì? Lui non è lì, faccio così per... Quindi apprezzate il nostro impegno, ci stiamo provando al massimo. E quindi niente, andate a seguire la pagina di Reckless. Ho abbassato la voce perché è passata una signora e io sono veramente timido. Vabbè, comunque non ho nient'altro da mostrare oggi, quindi il vlog finisce qua. Andate a vedere il video di Barcellona se non l'avete visto, così almeno arrivo a 600 visual.